Questa è una delle auto elettriche più vendute in Italia nel 2021. Una vettura che ha raggiunto il 7% di market share in meno di un anno, con quasi 6.000 immatricolazioni registrate. La best car d'Europa del 2022. Questa è la Dacia Spring, la prima vettura full electric del brand romeno. Cerchiamo di capire perché piaccia così tanto. Prima però vi ricordo di attivare la campanella, magari mettere un like e commentare per farci sapere se a voi la Dacia Spring piace o no. Gli estimatori della Dacia Spring ci sono anche le flotte aziendali. Nonostante infatti Dacia sia leader nel segmento delle motorizzazioni GPL, è la sua full electric ad aver conquistato le flotte, grazie ai canoni vantaggiosi e all'allestimento business pensato appositamente per il car sharing. È un SUV in miniatura la Dacia Spring, che entra quasi tutta dentro un abbraccio. 3,7 metri di lunghezza, 1,7 metri di larghezza e appena 1,5 metri di altezza. Persino più bassa di me. Piccola piccola ma ricca di carattere, con tutti i crismi di un SUV. Ampli passaruota, barre da tetto, sottoscocca anteriore rafforzato e skii posteriori, spalle larghe e cofano bombato. Divertenti i dettagli della versione di lancio, con specchietti, barre del tetto, adesivi delle porte e bordi delle prese d'aria arancioni. Così come arancioni sono le cuciture dei sedili, i bordi delle bocchette dell'aria e lo schermo multimediale, mentre il rivestimento delle porte è grigio lucido. Gli interni sono votati alla praticità, nulla di troppo lussuoso o prezioso, un vero e proprio abitacolo da battaglia che non si ha paura di sporcare nella vita di tutti i giorni. Gli spazi però sono di tutto rispetto: 23 litri di vani portaoggetti, 10 cm di raggio per le ginocchia e possibilità di accogliere anche i passeggeri un po' più alti di me. 290 litri di capacità per il bagagliaio, che diventano 620 ribaltando la panchetta posteriore. La piccola Spring monta un motore elettrico da 33 kW per 44 cavalli di potenza, ad alimentarlo una batteria da 27,4 kWh. L'autonomia dichiarata è di circa 300 km, che diventano qualcosina meno quando fa freddo e bisogna tenere il riscaldamento acceso. Non un'auto dunque pensata per i lunghi viaggi, ma che fa il suo dovere negli spostamenti quotidiani in città. E visto che siamo in tema, fermiamoci un attimo per parlare delle modalità di ricarica. La Spring si può ricaricare alle prese domestiche da 2,3 kW, alle wallbox da 3,7 kW e alle colonnina in corrente continua da 30 kW, dove l'80% di carica si ottiene in meno di un'ora. E torniamo alla guida. Come va la Dacia Spring? Va comoda, agile, piccolina, il raggio di sterzata è ridotto, quindi non si ha difficoltà neppure negli ingorghi più trafficati della città. Ripeto, non è un'auto prestazionale, non è un bolide, non è una vettura di lusso, ma credo che sia un'auto che fa il suo dovere nella vita cittadina e che sia anche una vettura che permette di approcciarsi alla mobilità elettrica senza grandi traumi. Di serie su tutte le versioni lo sterzo elettrico ad assistenza variabile, l'accensione automatica delle luci e il limitatore di velocità con comando al volante. Non c'è il rischio di distrazioni al volante sulla Spring. L'infotainment è essenziale, dotato di sistema multimedia Media Nav con touchscreen da 7 pollici, navigatore, radio DAB e smartphone replication compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth e una presa USB.
Insomma, perché la Dacia Spring piace così tanto? Di sicuro il prezzo c'entra e parecchio, perché la Spring è una dei veicoli elettrici più economici attualmente sul mercato. La versione d'ingresso infatti costa 20.450 euro. La Comfort Plus che vi abbiamo mostrato ha invece un prezzo di 21.950 euro.